Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, non abbiate paura, nonostante la mascherina da film porno amatoriale, questo sarà un tranquillissimo video haul per i prodotti, me la levo perché mi sto squagliando, per i prodotti che Tiger ha previsto per Halloween 2015. Allora ragazzi, vi premetto subito che noi non abbiamo comprato tantissimo e che sinceramente non so se dipendesse dal punto vendita, non è che poi ci fossero questi numerosi prodotti proprio per Halloween. In ogni caso, per farvi vedere un po' tutto quello che almeno in questo punto vendita noi abbiamo visto, vi mostreremo un minutino circa appunto di un video, così quantomeno se volete andare avete già un'idea di cosa c'è, di cosa prendere e non prendere. In più, oltretutto, chiaramente vi mostreremo poi vi premetto appunto pochi oggetti che abbiamo comprato e qualcosa che magari non è proprio in tema Halloween, ma che a noi era sembrato carino e che volevamo segnalarvi. Bene, vi lascio quindi alle riprese di Tiger. Ragazzi, ritorniamo a noi e vediamo che cosa abbiamo comprato. Prima di tutto vi dico che non abbiamo al solito insomma speso tantissimo, ecco qui lo scontrino, 21 euro, e come al solito nello stile di Tiger diciamo che le cose che abbiamo preso variano da 1 massimo a 3 euro, quindi come al solito fattibile. Comincio subito con questa mascherina che in realtà non era venduta e non era nello stand quello appunto di Halloween, lì c'era l'altra maschera che avete visto, quella tipo venerdì 13, ma è appunto una maschera che credo si trovi sempre, questa da gatto, e che è bianca perché è da decorare. A noi sembrava molto più inquietante dell'altra, quindi questa è la mascherina, anche questa è costata pochissimo. Ulteriore altro oggetto è questo, questi due scheletrini che sono veramente molto carini, devo dire la verità, e sono fatti anche molto bene, si appendono, sono appunto neri con questi appunto glitter argentati. Vedremo come usarli nelle prossime ricettine che vi presenteremo per Halloween. E poi ancora abbiamo preso questi sacchettini che ci sembravano molto carini, spero che si vedano bene, con questo mostriciattolo che in realtà, come avete visto un po' da altri oggetti, è il vero tema di Halloween appunto per Tiger. C'erano i tovaglioli, c'erano altre cose, dei bicchieri e quant'altro che avete visto, ecco, insomma non erano delle cose che ci attiravano particolarmente, ma noi siamo schiavi dei sacchettini gelo e questi con il mostriciattolo. Allora, forse questo è anche un sacchettino per caramelle. Sì, probabilmente sì, infatti multiuso anche per caramelle, vedremo che cavolo ci metteremo dentro. E poi la cosa che ci è piaciuta di più, ora ragazzi io proverò anche a farvela vedere a Cesare, venduta in questa scatolina, vediamo, sicuramente non si vedono, ragazzi vi assicuro che a Cesare lucine, insomma, comunque sono lucine con zucca e sono un amore. Queste, anche queste, abbiamo qualche idea in mente, insomma, un po' la versione delle palline di Natale per Halloween, ci sembrava molto carina. C'erano altre cosine che si illuminavano, avete visto, buffetti, altre cose, ma queste ci hanno colpito di più. Forse anche più carine erano quelle lanterne in vetro con la candela. Ragazzi, dimostrazione che veramente abbiamo comprato poco,
ultima cosa non esaltante che mi vergogno pure un po' a farvi vedere sono questi piatti viola che, come avete visto, sono nello stand di Halloween. Comunque sappiate che questo faceva parte della collezione, quindi per poco abbiamo preso anche questi. Veniamo agli oggetti che invece non c'entrano niente con Halloween, ma che hanno un richiamo nero, quindi in qualche modo ce li facciamo entrare. Prima di tutti questi tovagliolini, appunto un po' diciamo cupi, con questi disegni nello stile nordico. Sì, nello stile nordico, che a noi sono piaciuti molto. Casetta Alberelli, molto molto belli. C'erano anche altre fantasie col nero, niente male. E queste che mi hanno colpito molto, ragazzi, queste, anche queste in fondo sono un po' Halloween, cioè queste presine a forma di casetta, che c'erano anche poi nella variante con il verde. Questo è il pezzo più costoso, ci è costato addirittura 3 euro, ben fatte e molto carine. E poi ancora non abbiamo resistito a questo ennesimo stampino. Questo è un stampino per, come vedete, per Lecca Lecca. Qui ci sono gli stecchi appunto in plastica, poi insomma ecco, a forma di fiorellino, capovolgete, mettete il tutto, fate asciugare e avete pronti i vostri Lecca Lecca. Anche questo ci è sembrato molto molto carino. E poi, ovviamente sempre perché non potevamo vivere nemmeno senza questi asciughini bianchi e rossi con le renne, come avete visto per ora da Tider c'è tutta questa serie appunto sempre nordica, invernale, con renne e quant'altro, barattoli e così via. Questa ci era sembrata molto carina, non so che cavolo ci faremo, ma comunque ci è piaciuta e perché no? Ultimo, infine, è questa paletta che credo si sarà vista moltissimo e che noi non potevamo quindi non avere, è questa paletta appunto per torta di ceramica, molto carina, prezzo abbordabile, perché no? Voi sapete che noi siamo sempre alla ricerca di cose molto carino. Mauro ovviamente mi suggerisce anche di farvi vedere la scritta, cioè happiness is a piece of cake. Beh sì, la felicità è anche un pezzo di torta. Bene ragazzi, con quest'ultimo oggetto comprato da Tiger vi salutiamo. Fateci sapere se ci sono altre cose che avete trovato in giro nei negozi, scrivetelo nei commenti e fateci sapere se avete comprato qualcosa. Vi salutiamo e al prossimo video, ciao.